Si dividono la posta in palio al Mariani, Pavone, Pineto e Chieti, termina 1-1 a Fabrizi nel primo tempo, risponde Romano nella ripresa, il Pineto conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa a Notaresco con l'unica variante di Galeano a centrocampo in luogo di Caprioli che parte dalla panchina, conferma in avanti per la coppia Romano, Barlafante, nel Chieti squalificato Bassini, tornano in campo dal primo minuto Mariani, Pietrantonio e Mele, in avanti Orlando preferito a Eluasni, primo tempo di marca teatina, prima emozione della partita all'ottavo con una bella azione in verticale del Chieti, finalizzata in diagonale da Orlando che sfiora la rete del vantaggio dopo il lampo iniziale dei neroverdi, fase di studio tra le due squadre che si neutralizzano a vicenda, le due compagini giocano contratte importantissime, si fanno le palle inattive come quella calciata dal limite al 29esimo da Mele, la bella girata della centrocampista e l'altrettanto bella respinta in tuffo di Mercorelli che risponde presente, e sempre da calcio piazzato arriva la risposta del Pineto al 33esimo con Minincleri che scavalca la barriera e chiama all'intervento in tuffo Forti che respinge coi pugni e fa il pari con l'estremo biancazzurro, quindi alza il baricentro il Chieti che nel finale di primo tempo al 40esimo sblocca la contesa con un gran colpo di testa del solito Fabrizi che raccoglie il cross perfetto di Siragusa e insacca la girata là dove Mercorelli non può arrivare, firmando il 15esimo gol stagionale. La ripresa si apre col Chieti in avanti dopo 3 minuti e mezzo, ancora una conclusione ospite da fuori, questa volta è Verna a provare la botta che termina oltre la traversa, al 6esimo la risposta del Pineto con un calcio di punizione di Minincleri che prova a sorprendere Forti sul proprio palo ma la sfera termina al lato, al 9esimo possibilità di contropiede per il Chieti, ribattuta la conclusione di Mariani, la sfera arriva a Mele che da fuori calcia di poco alto, al 12esimo il Pineto pareggia i conti, Minincleri tenta la girata in area e trova un fallo di mano di Mele sanzionato dal direttore di gara con la massima punizione, Romano implacabile dal dischetto angola la traiettoria, Forti intuisce ma non ci arriva e la sfera si insacca a fil di palo per l'1-1, le due squadre si danno battaglia ma senza riuscire a creare grossi pericoli nella fase centrale della ripresa, al 40esimo insidioso corner di Pezzotti con Del Mastro in agguato anticipato dalla difesa teatina proprio al momento dell'incornata, nel finale non accade più nulla, Pineto e Chieti non si fanno male al termine di un match equilibrato in attesa del rush finale di stagione.